Forse non tutti sanno che. Forse non tutti sanno che in un passato remoto e non molto lontano la droga non drogava affatto. Come? Ma presto le menti più brillanti della Terra si accorsero che la totale mancanza di un effetto drogante rendeva la droga praticamente inutile. Ah, povero me, mio figlio si droga. E fumo erba, coca, pasticche. Ah, non c'hai qualcosa di più forte? Sì, l'aranciata. E vada l'arancia, dai. Come? Alto là! Mi faccia controllare cosa c'è nella sua borsa. Signora, ma è piena di droga! E che c'è di male? Niente, era così per dire. Il nostro partito è contro la droga. E perché mai? Mi dovete spiegare quali benedetti danni arreca questa droga. Eh già, in effetti. Ma perché siamo contro la droga? Questa anomalia si protrasse per lungo tempo, causando equivoci e malcontenti soprattutto fra i giovani. Yeah, sesso, droga e rock and roll. Se si riuscì a superare questo fastidioso problema, fu solo grazie al genio del grande Paride da Messina. Ma chi è? Il quale ebbe la straordinaria intuizione di drogare la droga, dandole quegli effetti che oggi tutti conosciamo e amiamo. Mamma mia, che botta, oh! Alto che aranciata, ragazzi! Oh, hai sentito che botta che da sta roba, oh! Oh, Mazzoli, passa sta canna, dai! Passami la pera! Ma infatti, ma che hai mangiato? Il pollo che ti rimane appiccicato ai mani! Ai mani! Tuttavia, al giorno d'oggi, c'è ancora qualche nostalgico e tradizionalista che continua a far girare la vecchia versione della droga. Ma non c'era. Ehi, vuoi fumo? Sì. Tieni, preso, via. Oh, ma questa è terra! Oh, ma vaccato! Sai chi è? È Dr. Fecis! Lo zoo di Leone di Lernia e quelli là torna tra poco. Non andate via, mi raccomando. Vi aspettiamo. Vai Leo, fai il battutone, vai! La realtà, Mazzoli, è questa che ha detto proprio il genio.